Amici e amiche, oggi ci troviamo in via inganni al numero 2, siamo nel municipio 6, case Aller. ci sono un pochino di problemi, diciamo un pochino per non dire che ce ne sono tantissimi siamo qui con una rappresentante dei cittadini che adesso ci dirà qual è il problema della giornata anzi, da parecchio tempo le immagini che avete visto prima già vi descrivono molto ma adesso andremo a vederne altre all'interno ciao, dimmi cosa c'è che non va eh, cosa che non va già abbiamo fatto una, um, un appello a Striscia la Notizia due anni fa uh, sono venuti e hanno visto già che qua tre quarti sono occupati dei, dei alloggi e gli altri siamo regolari insomma, però da un mese più o meno da un mese Mese, eh, ci sono due persone eh, che poi straniere o non se straniere sono esseri umani anche loro sono due persone che hanno occupato il solaio non basta che hanno occupato il solaio siccome eh, a parte che bevono si drogano si picchiano fanno un casino entrano e escono un via vai che non si capisce niente adesso al disturbo che l'hanno fatto un giorno sì, un giorno no eh, noi cittadini dopo aver sollecitato l'Aler gli ispettori, i e così avanti nessuno non si è fatto in avanti abbiamo messo una catena, il lucchetto perché dentro il solaio dove loro dormivano su cioè, un avete dovuto chiudere voi perché di Aler non è intervenuto nessuno a fare una messa in sicurezza eh? assolutamente nessuno abbiamo chiamato eh, il numero verde e da un numero ci hanno passato agli altri persone che poi adesso non lo so, uffici tecnici eh, perché nessuno si è preso briga di uscire, nessuno si è preso briga di uscire, anche se la custode ha fatto 10.000 rapporti. Noi abbiamo sollecitato non una volta, non due volte. Abbiamo scritto come comitato inquilini Aller del via Lorenteggio, neanche lì non ci hanno risposto. A sto punto ci siamo visti co costretti in un modo o l'altro di, di metterci in sicurezza. Noi, visto che scusami, ma siccome ci guarda un sacco di gente, tra cui il sindaco di Milano e un po' di cariche istituzionali, la, la vera. Domanda in questo momento è, avete chiamato ma neanche un ispettore è venuto a visionare la situazione qua sopra? Eh? No, assolutamente nessuno. A quanto pare ieri sera, ma ieri sera verso il Traldi, probabilmente hanno saputo che eh, oggi sarete voi di qua, <ride> okay? si sono fatti eh, vedere due ispettori che sono saliti su, hanno fatto due foto, al, eh, dopo vedete, eh, vedete anche voi la situazione e tutto, quindi hanno fatto due foto e basta, hanno detto provvederemo, ma quando non lo so, non hanno avuto neanche il buon senso di aspettare le persone eh, in Causa. Quindi nessuno è venuto a chiederti qualcosa di come andavano le cose, dato che loro non sono di qui non sanno? No, 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 no. sanno i signori perché io ero comunque via, però non hanno fatto nulla di che, due foto e basta, sono partiti, tutto lì. Va bene, quello che state vedendo qui è quello che succede in tutto il quadrilatero delle case popolari a Milano e succede anche di peggio, questo però è il primo segnale del fatto che dove manca sorveglianza, controllo e non si ascoltano i cittadini, come lei, come tanti altri che comunque si impegnano gratuitamente, pagano l'affitto per il benessere e comunque il vivere civile di tutti, non vengono ascoltati. Andiamo a vedere cosa succede. Siamo stati anche minacciati, scusatemi, ma non una volta proprio da loro. Siamo stati minacciati, sono usciti la polizia. Eh, a quanto pare è detto dalla ragazza stessa che è la polizia, sono i poliziotti che gli hanno detto, dopo, noi, dopo che noi abbiamo chiuso con la catena il, il solaio. Che possono dormire tranquillamente davanti alla porta del Solaio. Mi, mi, sembra, mi pare assurda, questa cosa. Che proprio la polizia le dice: ce ne 17. faccio sapere una io? Sì. Ne parlavamo con delle persone ieri, un'altra zona quindi Municipio 8, Piazza Caneva. C'era un altro signore che addirittura era agli arresti domiciliari su una panchina del parco. Quindi non è una novità, però non è una cosa civile. No. Quindi questa la segnaliamo perché comunque diciamo che la giustizia in questa maniera la stiamo tenendo proprio alla lontana da quelle che sono... Quattro, quattro folie di, foli di via e poi, eh, a, a quanto so, eh, a, al momento in quale le dai un arresto domiciliare o oh, l'obbligo di firma deve avere una fissa dimora, quale indirizzo l'ha dato lei? Cioè, come fanno loro a dare una, un obbligo di firma a una persona con quattro foli di via? Quattro, non una. Ecco, questo è un po' più grave di quello che vi parlavo prima di Piazza Caneva che abbiamo registrato. Comunque, segnaliamo il tutto al questore, così quando lo sente sa un attimino come credo, prendere la cosa. Credo che se andiamo su, facciamo un, un, po', un piccolo filmato, viene netto conto del pericolo che noi l'abbiamo avuto, perché non è che adesso non c'è, visto che sono aggressivi comunque però loro fumavano all'interno uh, dell'abitacolo, lì dove si sono fatti loro, insomma, il loro alloggio, fumavano, accendevano le candele e così avanti con tutto il legno che c'è sopra e non solo, visto che mh, non erano proprio in tutta la capacità di razionare in un attimo si poteva accendere tutto Ecco, quando parliamo di problemi anche di sicurezza degli alloggi, non è solo il fatto che mancano da decenni le manutenzioni eccetera, ma sono anche queste persone che vengono lasciate tranquillamente qui a delinquere, a fare del male e a danneggiare i palazzi anche la vita di quelli che ci abitano dentro poi non venite a piangere quando succede qualcosa, non lo sapevamo, eh, perché queste sono denunce chiare, anche quella che sta facendo Maria adesso, andiamo a vedere. E quella frase che noi l'abbiamo detto proprio, non uscite quando scatta il morto, perché qua scatterà un giorno o l'altro, visto la situazione. E vi ricordo che questo è il quartiere famoso dove ci sono i fondi della Comunità Europea, dove ci sono i fondi comunali per la riqualificazione di tutto il quadrilatero, dato che è arrivata la MM, eh, cioè MM metropolitane, chiaramente. Avete visto la fermata settimana scorsa che anche quella non era molto edificante. Andiamo avanti. Siamo all'interno della Scala E, via Ingani 2, come potete vedere ci accoglie una porta, la strada, che ormai è una costante, c'è innumerevoli appartamenti che sono lasciati così, uno spreco incredibile con la gente che dorme per strada, ma saliamo e andiamo a vedere dove è. è stato creato questo hotel per abusivi, criminali, eccetera, che ci hanno appena descritto. Andiamo Paolo. E come capita spesso nelle strutture che sono abbandonate, senza controllo, non sorvegliate? Allacci abusivi, come potete vedere, scatolette divelte, non sono delle belle cose, Maria. Sì, erano anche altre due aperte, non soltanto quelle che si vedono di là, si allacciano alla luce. È, è più bella cosa che coloro di, di sotto, dove avete avuto adesso l'occasione di vedere la lastra, avevano pure la bombola di gas in casa, che è vietata assolutamente. Quindi, pagavamo noi le volete altissime. Addirittura io posso dare esempio, come per ben sei mesi, ho pagato oltre. 140-150 euro di luce, sì. di luce sono arrivata a pagare anche 174 euro quindi per intervenire ho dovuto pagare 50 euro l'uscita a 2 a per poter verificare che realmente un qualcuno è attaccato alla luce, ma dico io tutto alla nostre spese, la, anche la catena di sopra, tutto alla nostra spese non è possibile che ci dobbiamo tutelare noi ma questo che ci fa nascere un altro problema, cioè, se queste persone stanno pagando per qualcosa di cui è omissione del gestore, quindi la luce, eccetera, vanno rimborsati. Non ce lo dimentichiamo, non facciamo tutt'uno perché non è che le persone che stanno qui devono sopperire alle vostre mancanze, non funziona così, la legge non dice questo, quindi pensateci e saliamo. Piano piano si sale, e stranamente, data la crisi di alloggi. Le persone che dormono per strada, eccetera, continuiamo a trovare delle porte lastrate. Vi ricordo che poi lastrare, sgomberare, eccetera, ha un costo di circa 20.000 euro ad alloggio. Ecco qua, sono altri 20.000 euro buttati. Qua sopra, chiaramente, altre scatolette di velte. Per la stessa motivazione di cui ci parlava prima, ma mi dicevi che questo piano, questo alloggio 59, ha una storia particolare? Sì, eh, intanto sorrido perché non sono 20.000, a questo punto sono 40.000, visto che sono usciti due volte, hanno la strada due volte. Ah, sì. eh, eh, al piano terra, allora a questo punto sono 60.000, perché sono tre volte uscite, fate soltanto voi i conteggi. Sì, questo alloggio ha una storia, diciamo, di qua parte la storia dei due del solaio, perché a quanto pare sono state vendute le chiavi. Dal cancello iniziale e dal portone, pardon, e di, dal, di qua dell'entrata e loro sono, mh, hanno avuto la, la mira per questo alloggio qua. Adesso chi le ha dato, chi l'ha fatto, non lo so, la so che hanno pagato. Abbiamo Quindi scusami, ci sono anche entrati qua dentro? Eh? Assolutamente sì, infatti sono stati sgomberati di qua, ben due volte sono stati sgomberati di qua. So, parliamo delle persone che stanno adesso non più in solaio ma davanti alla porta del solaio. Quindi parliamo di persone note anche all'alera, alle forze dell'ordine, perché se ne hanno sgomberate non è che sono delle persone che sono capitate qui per la prima volta a caso, questi che dormono sopra? Oh sì, sono conosciutissimi, tanto di nome e cognome, assolutamente sì. Infatti loro vengono dai carabinieri e dalla polizia presi e rilasciati subito dopo e invece dall'Aler se viene un ispettore un qualsiasi cosa, si parlano come fosse amici da, da una vita, buongiorno buongiorno. Mi raccomando, andate vi, andatene via perché in queste situazioni non potete stare. Però non penso proprio che loro il subito dopo se ne andranno via. Cioè, insomma, devono prendere dei provvedimenti diverse. Ma anche per loro come possono vivere in quelle condizioni. Cioè, ne vediamo dopo, cioè, vediamo dopo de veramente delle belle tra virgolette. Quello cose. che sta dicendo Maria la dice lunghissima, forse ne sa più Maria. In questo momento, di quello che sta raccontando di tutte le forze eh, competenti per questa situazione, a partire da Aler, il presidente Laller, l'assessore, eccetera, ci cioè abbiamo dei costi da 100, 100, 120 mila euro per gli sgomberi in una scala solo, Stiamo parlando di una scala sola, poi abbiamo persone come sempre che magari fanno fatica a arrivare alla fine del mese. Quelli non vengono aiutati per niente. E mi meraviglio, decreti sicurezza, il ministro Salvini, eccetera. Abbiamo ancora queste situazioni ripetute, conosciute. Mm, sa tanto di impunità, sa tanto di propaganda, forse è meglio che dica due parole anche su questa situazione, perché dire sgomberiamo, sgomberiamo non è, solo, non è più sufficiente. Uh, vorrei vorrei a, aggiungere un qualcosa, noi sono ben due anni, se non di più, non diciamo esattamente due anni da quando stiamo effettivamente, letteralmente, lottando contro gli abusivi dall'interno di questo rincinto qua della scala A, B, C, D e così avanti ma non perché a noi ci diano fastidio il fatto che venga qualcuno ad occupare, assolutamente no, noi diciamo ci sono delle liste di attese ci sono questi alloggi vuoti ok? prendete le persone che sono lì in attesa da tanto tempo e hanno le requisite e date questi alloggi. Se questi alloggi vengono assegnati statene tranquilli, state tranquilli che nessuno non entrerà più abusivamente. Uno, poi non è possibile che in quattro scale di fila ci siano al massimo dieci famiglie regolari e tutte le altre sono abusivi. Non pagano la luce, non pagano il gas, non pagano l'affitto, non pagano niente, ma da noi sì. Paghiamo i servizi, paghiamo l'affitto e così avanti. Non è giusto questa cosa. Anche i nostri sono soldi, anche noi paghiamo tasse e mi sembra più che giusto di intervenire per noi. Giù in cantina c'erano addirittura i clandestini, i clandestini che abbiamo impiegato più di quattro mesi di mandarli via. E siamo riusciti, sempre noi, non perché sono interveniti loro, non perché sono intervenuti loro, siamo sempre noi a metterci la faccia. Noi rischiamo, noi rischiamo e poi chi ci tutela noi? Questa è la domanda. Chi ci tutela? No, oltretutto, poi si trovano a pagare le bollette aumentate di tutte le utenze che questi qui scroccano, rubano. È veramente una questione da verificare perché questi cittadini andrebbero premiati per l'azione che fanno per la loro casa, sì, ma anche per la proprietà perché la proprietà subisce danni. Andiamo avanti. Grazie a Paolo Rusconi per le immagini. Stiamo salendo un altro piano. Temperature torride come tutti sapete, siamo molto i 40 gradi. Altra lastra. Guardate sopra, segni di effrazione, scatolette come sopra. Tra l'altro quello che possiamo notare è che qualcuno si è anche divertito a infilare delle sigarette nella toppa di quella che fu una porta blindata. Un segno veramente evidente del fatto che qui non, vi, non, non ci sia né legge né controllo, salvo questi cittadini che mettono la loro vita, la loro faccia davanti a tutto e che sono da ringraziare da parte di tutte le autorità. Ma il top credo che lo raggiungiamo al piano di sopra, seguiteci. Qua c'è tutto un kit di pronto soccorso di robe varie. Eh, puoi aprire, vedo che ha addirittura il borsello Mac Jacobs, quindi si trattano bene. Cosa troviamo? Altre, altre situazioni di Cipri, eccetera. aprimi anche l'altra per favore. Siamo sempre in diretta, siamo in via Inganni 2. Okay. E trucchi. Ok, quindi sono persone che ci tengono molto al lato estetico. Vedo anche la salute, dato tutte le bottiglie di birra, vino di infima qualità che troviamo qui. Ma abbiamo anche una situazione diversa. Che adesso con il nostro Paolo, e un uh, coraggioso e gentile inquilino, ci spiegherà. Questo secchio posizionato tra la mansarda, chiamiamola così, e le case dove vivono le persone al piano di sotto. Che succede qua con questo secchio? fanno i loro bisogni e poi lo buttano fuori. Fino, eh. fino a qualche settimana fa erano nel solaio e allora le buttavano nel cortile interno. Sì, devo dire che una questione come questa di questo secchio qui, fra l'altro col caldo, eccetera, rischia di portare epidemie, sì, malattie, eccetera. E lei ha provato a dirgli qualcosa a questi personaggi qui? Ma come no? Cioè, sono proprio settimane o mese che si dice di andare via a sgombrare di qua di là. Non voglio sentire. Non vogliono sentire ragione perché c'hanno i loro motivi che hanno pagato per, po per poter occupare l'appartamento, cose che poi eh, non sono successe perché non sono riusciti eh, con l'intervento che mi messo la lamiera. Però eh, loro avendo pagato qualche dono che li ha fatti entrare e sfondare, eh, si sì, sentono... Si sentono anche quell'attimino che indurre. Dove... Cioè, quindi siamo a questo livello. Cioè, qualcuno viene, occupa tramite le note bande sì. che vengono a sfondare gli appartamenti a pagamento, non riescono a mantenere l'appartamento perché magari in grazia divina Aller riesce a sgomberare. Cosa fanno? Occupano le parti comune. E come ci ha appena raccontato questo signore, che Paolo credo abbia sentito tutto, utilizzano i secchi per le loro funzioni fisiologiche, eh, per tutti i loro bisogni, eh, creando anche un problema di salute sanitario molto grave, eh, che eh, giriamo al sindaco di Milano Beppe Sala, che è tutt'ora della salute pubblica, insomma un cesso tra un piano e l'altro di persone che non si sa chi sono, eccetera, non è tollerabile ancora di più se le case sono di proprietà pubblica. Stiamo salendo ancora, siamo con questo cittadino, non vi diciamo come si chiama, ma chiaramente avete capito che è una persona è impegnata in questo contesto, che addirittura in proprio ha dovuto impegnare i suoi soldi, i suoi tempi, la sua vita, il pericolo di affrontare questi persona, personaggi perché abbiamo visto cosa c'è. Per cercare di tutelare al meglio il palazzo, cosa che non ha fatto Aller e ha messo una catena. Ma siccome qualcuno potrebbe venire a dire ma cosa volete che succeda in un solaio eccetera, in questa zona in riqualificazione 70 milioni di euro, soldi della comunità europea eccetera, la metropolitana diventerà un quartiere VIP come City Life, adesso ci apre lui la catena e vediamo cosa c'è dentro. Ecco, siamo nella soffitta, che più che una soffitta sembra una discarica indegna anche in un paese del terzo mondo. L'odore è nauseabondo, col caldo ancora di più, topi, scarafaggi, tutte quelle cose che non dovrebbero esserci in un paese civile. Fra l'altro poi mi viene da fare una battuta, scusatemi se la faccio, no? Eh, abbiamo i migranti che vanno via dai loro paesi perché hanno problemi fognari, di topi, scarafaggi, vengono qui, trovano una situazione uguale, insomma non è che facciamo poi questa bella figura anche così, eh? E qui è chiaro il segno di un pernotto, ci sono bibite, pizze, seggiolini, sedie, tavolini. Spero che si riesca a vedere tutto. Stiamo seguendo la nostra guida all'interno di questa soffitta. Paolo è andato in un'altra direzione, lo seguiamo. Dove stai andando? Pa? Oh mamma, che qui. Ecco. Queste qui sono tutte situazioni che gli ispettori dell'Aler dovrebbero avere ben chiare eh, e che dovrebbero essere risolte da mesi. Ma aggiungo una cosa, la aggiungo proprio qui a 80 gradi insieme ai cittadini. Anche fosse che queste persone non entrano più qua dentro, qua va fatta pulizia e va messo in sanificazione tutto l'ambiente. Ma stiamo scherzando a lasciare una pattumiera del genere sopra eh, la testa delle persone? che ci vivono 24 ore su 24, ma è una roba veramente non da denuncia, proprio da, da, da essere presi veramente a frustate in qualche altro posto, dimmi. Beh, è solo metà di quello che avete visto, vi invito dall'altro lato però, andiamo. andiamo avanti. Andiamo. Qui tra l'altro, oltre a trovare immondizia, spazzatura, troviamo anche contenitori di sostanze che non dovrebbero stare qui perché andrebbero smaltite in maniera idonea. Altra pattumiera, altra fogna. Eh, vi ricordo che siamo a Milano, eh? non siamo a Bombay o a Nairobi, nei quartieri ghetto. Eh? Siamo a Milano, in una zona di riqualificazione molto carina, molto bella, e con tante camere da letto, come state vedendo qua. Senza tetto, clandestini, immigrati, gente che insomma vive, guardate anche le scritte, le birre, insomma, una vergogna. Ora, questa qui è un'altra camera da letto che veniva utilizzata questo inverno e anche prima primavera, con tanto di candele che accendevano a sera per vederci, dove ci sono tanti mobili abbassati e un pericolo costante di, di, di prendere fuoco tutto quanto e Siamo sempre sopra le vostre case. Certo. Complimenti a questi personaggi che fregandosene ampiamente delle persone che vivono qui e di tutte le forze dell'ordine e alle recetera, addirittura coperte, candele, immondizie, veramente uno schifo unico. Beh, abbiamo almeno il pupazzo di Bianconatale qui. Qui come va? Fai vedere, eh? seguiamo qui. Finiamo il giro visto che l'abbiamo fatto tutto, lo seguiamo tutto. Così non potrete dirci che abbiamo fatto solo le parti che ci interessano, anche qui altri materiali, guarda Paolo, yogurt, sicuramente uno non porta uno yogurt qui, se lo mangia qui e poi torna a casa sua, quindi anche questo denota un'occupazione. Nel caso qualcuno fosse un po' duro di comprendonio, no? no? Perché capita spesso che ci dicano, ma magari una persona che era salita su un momento e poi è uscita, sì, e si è mangiata lo yogurt, si è portata la carta. Diciamo che qui è palese quello che dicono i cittadini. Grazie, Paolo. È palese quello che dicono i cittadini. Direi anche che eh, facciamo le ultime immagini, poi possiamo anche uscire. Perché qui eh, sicuramente la prossima volta che torniamo, eh, torneremo con le persone che le istituzioni ci diranno essere idonee. Quindi partiamo dall'assessore che so che è molto attivo al presidente Sala eh, dell'Aler. Se vuol venire a farsi un giro, anche l'assessore alle politiche sociali, visto che lui ama. Tanto queste contaminazioni, come le chiama lui, questo modo di vivere un po' alternativo, e così ci spiegherà come mettere a posto qui, sistemare la vita intanto dei cittadini regolari che ci sono e poi magari si prenderanno carico anche di questi altri personaggi che, diciamo, sono stati molto poco rispettosi della vita degli altri che vivevano qui. E questo si dimostra, è oggettivo. Andiamo avanti. E questo tavolino qui è stato spostato dall'interno del solaio nelle parti condominiali, quindi nella scala che tutti possono utilizzare, riporta dei segni di bruciatura molto evidenti, indice che c'è stato a diverse volte, molto spesso il problema che potrebbe scaturire un incendio e danneggiare non solo la struttura, ma mettere a repentaglio la vita delle persone regolari che vivono qui. Diamo un segno tangibile del ripristino della legalità in queste case. aler vi ricordo, siamo in Via Inganni 2, Municipio 6, Milano. Guarda, poi se vogliamo vedere anche un attimo il restante, anche fuori non è messo molto bene: tra scarichi di immondizie e macchine di provenienza molto dubbia, però. In questo momento vogliamo prenderci proprio a cuore questa situazione di questa scala, di queste persone che vivono qui a contatto con questi personaggi che veramente rischiano di danneggiare tutti quanti. Ecco, pensiamoci, aspettiamo le vostre risposte. Siamo scesi dai piani cosiddetti alti, di solito erano piani nobili, invece, qui sono piani di scarica, pernotto abusivo, eccetera. E questa porta che troviamo qui all'ingresso della scala E ha una storia particolare. Ci sarà una persona che ce la racconta. Non la vedrete in faccia perché chiaramente ha subito diverse minacce. Ma sono cose interessanti da far sapere a tutti quanti quelli che ci seguono alle istituzioni. Cosa succedeva, signora a questa porta? Ah, mio marito stava male. Io continuavo tutte le notti, tutte le notti. E anche il signore, praticamente, venire qua. Ma avete finito? Mio marito era in coma. Allora sì. cosa facevano? Ballavano, 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 cantavano, facevano, guardi... Ed erano abusivi, in quanti erano? Erano 14-15. Poi sono stati sgomberati, eh, ho saputo anche, mi avete detto voi, che addirittura avete preso anche botte da queste sì. persone, sì. eccetera, e adesso dove sono finiti? Nell'altra scala. Quello che volevamo mandarvi è questo, grazie signora, cioè gli sgomberi fatti, vai via di qui e torni di là, è il gatto che si morde la coda, non ne usciamo, eh? Cerchiamo di prendere i provvedimenti seri, perché la politica vuol dire risolvere i problemi, non spostarli nel giardino o in casa di qualcun altro, che sia chiaro. Andiamo avanti. Siamo nel cortile di Vianganni 2, questo stabile di Haller che ha comunque anche dei proprietari privati, uno che abbiamo qui con noi. Abbiamo visto un po' la situazione che c'è qua sopra: abusivi, gente che dorme nei solai, nelle scale, sì, nelle eccetera. Cantine. Nelle cantine, tu che disagi hai? Quando hai comprato Ma... qui, pensavi fosse così? schifo per dire eh, mi dispiace però sono dieci anni che sono qua e continuo di, di tutti i scale, entro le scale entrare persone strane non so cosa devo dire io pago tutte le spese spesso quando mi tutte le spese quando c'è lavoro qua quindi cosa chiedi a questi amministratori che adesso hanno preso una settantina di milioni di euro per sì. sistemare il quartiere? Quali sono le tue richieste come proprietario? Allora, come proprietario, sì. sì. specialmente adesso che è arrivato botto metropolitana, che è di sistemare tutti da sistemare qua. Facciate le Scalate, scale. cortile, eh, come si chiama questo coltone, tutti, tutti quanti. Perché adesso sono tutti aperti, ve ecco, lo diciamo, sì. ne abbiamo viste un po'. Eh. Eh, è così. Ma tu ti senti sicuro a vivere qui? No. Non sono assolutamente sicuro, specialmente sì, che l'ho di figli femmini, e devo stare attento. E quindi una persona che è venuta qui, ha dato fiducia a Alera, a chi sì. comunque ha costruito queste case, gli ha dato dei soldi buoni sì. e si ritrova a vivere una situazione del genere. Vi sta chiedendo quello che è normale, che chieda chiunque persona in un paese civile. Non siamo a Bombay, non siamo a Nairobi, dove ci sono le bidonville. Questo è un quartiere civile, Milano, capitale morale d'Italia. Ricordatevi le sue parole, perché sono molto importanti. Sì, sì. Grazie. Stiamo entrando in una cantina, <ride> fortunatamente è un po' più fresco qui, ma vediamo cosa troviamo. E la miseria, è la discarica questa roba qui. Ma ascoltami, ma tutta questa roba qui non l'avete messa voi, chiaramente? Non tortura, non Tutti gli abusivi, quelli che si entrano qua dentro, e fanno i fatti loro. Eh, eh, sì, fatto, fatto, Madonna! Appena appena pulito questo qua di Ecco Paolo, ci stanno raccontando che questo spazio era stato appena pulito, ma chiaramente abusivi gentaglia hanno eh, sporcato tutto di nuovo e tutto questo ha un costo, ma si può continuare a spendere soldi per questi spazi comuni e per non mettere una serratura, un controllo, una vigilanza, ma negli stabili privati non succede questa cosa qui, ma com'è possibile? Siamo entrati in questa cantina. Il suggerimento arriva dall'unico proprietario di questo complesso di case popolari. E anche qui, come possiamo vedere, una discarica e altri posti letto. Segno tangibile che questa è diventata un'enclave di impunità, dove le persone vengono clandestinamente e fanno tutto quello che vogliono alle spalle dei cittadini legittimi che pagano le bollette e le utenze e vorrebbero vivere civilmente. Questo è Milano 2019. Primo posto per la qualità della vita per il sole 24 ore è la città che si è giudicata le Olimpiadi invernali. Forse c'era qualcosa da valutare, da controllare, da sistemare prima di fare tutte queste spese. Andiamo avanti. E qui siamo sempre all'interno di un alloggio, una casa ben tenuta, eh, guardate invece fuori dalla propria finestra, nelle parti comuni, quindi che non sono responsabilità di chi vive in queste case, ma bensì di quelli che vengono pagati per le pulizie eccetera, che cosa troviamo? Bottiglie, sacchetti di immondizia. E sapete quella costruzione che sta inquadrando adesso Paolo che cos'è? È un asilo nido. Cioè i bambini devono vivere a fianco a una discarica abusiva tollerata a Milano in via Inganni. Complimenti. Eh? E fra l'altro, come potete vedere, al di là dell'immondizia, dell'asilo, che sono già cose terrificanti. Come giustamente ci è stato più volte segnalato, abbiamo questi allaggi abusivi di corrente elettrica da parte degli abusivi, guardate questi cavi buttati che passano da una parte all'altra del cortile, vi ricordo che per avere dei cavi esterni ci vuole una certificazione, devono essere dei materiali idonei, cosa ne sappiamo che possa qualche, qualcuno, i bambini stessi che stanno qua a fianco, prendere una scarica di corrente, avere dei problemi e morire? Cioè, questa è una situazione tollerabile? Continuiamo a chiederci che cosa stanno aspettando, visto che, vi ricordo, abbiamo 70 milioni di euro per le ristrutturazioni, 50 della Comunità Europea, 20 del Comune di Milano. Diamoci da fare, non aspettiamo di aver finito le vacanze, cominciamo a far partire i cantieri adesso, che così magari a settembre la gente vive meglio. Questo è un suggerimento che vi do. Un saluto a tutti, ci rivediamo alla prossima puntata City Report.